Salve a tutti, in questo video vedremo una trappola del gioco degli scacchi relativa ad un'apertura non proprio comunissima, la difesa messicana, nota però con un nome molto evocativo, Tango dei Cavalli Neri. E vediamo infatti che il nero sviluppa ben presto i cavalli, il bianco invece si preoccupa solo di spingere i pedoni guadagnando un formidabile centro, ma questi pedoni possono essere in qualche modo esposti ad attacchi dell'avversario, quindi una forza per quanto riguarda il controllo della scacchiera, ma anche una debolezza perché, essendo così lontani dalle altre truppe, questi pedoni possono essere in qualche modo attaccati. Vedremo però che il vero bersaglio del nero può essere anche qualcosa di molto più pesante di un pedone. La difesa messicana è una difesa che scaturisce da una difesa indiana. Qui il bianco, avendo impedita la spinta diretta in E4 proprio dal cavallo nero, gioca di solito C4 sempre per cercare di aumentare il controllo del centro. E qui ci sono varie varianti. Una che sorprende abbastanza è la cosiddetta difesa messicana o anche tango dei cavalli neri, con questa cavallo C6. Questo sviluppo in effetti appare un po' rischioso per il nero, che si trova con due cavalli sviluppati e il bianco che ha buon controllo del centro con i pedoni. Questi pedoni potrebbero essere spinti e costringerebbero il nero a perdere dei tempi. Qui di solito il bianco, se vuole stare sicuro, gioca cavallo F3, dopodiché di solito si rientra in una difesa C-Goring quando il nero spinge in E6 proprio per fermare le mire espansionistiche del pedone D del bianco. In alternativa, un'altra risposta anche abbastanza solida è cavallo C3, che è una diretta conseguenza del fatto di aver spinto in C4 proprio per liberare la posizione al cavallo senza che debba restringere il movimento del pedone C a questo punto. Tra l'altro, ora con il controllo su queste case il bianco si può anche cominciare a pensare addirittura una spinta in E4 abbastanza proficua. E difatti qui se nero ad esempio prova la logica D5, questa si rivela spesso un boomerang, perché ok, D5 è sufficientemente controllata, però il bianco cattura il pedone intanto con uno laterale e uno centrale. Abbiamo visto una specie di sviluppo di questo tipo già in varie altre aperture. Ora chiaramente il nero recupera, però il bianco ora può spingere in E4 e ora questo cavallo è nuovamente attaccato. Conviene al nero cambiare, ora il bianco si ritrova con questo fortissimo centro, sicuramente una situazione non di facile gestione da parte del nero. Per questo di solito qui in questo caso, più che giocare D5, al nero conviene giocare E5, di modo che sì, ora il bianco ha via libera con il pedone D5, ma questo cavallo può andare a recare problemi. Ad esempio, non forse troppo opportuno è l'utilizzo dell'avamposto D4, anche se sembra molto ghiotto, perché il bianco semplicemente spinge in E3, ora il cavallo si deve rimuovere forzato in F5, dove poi perde un altro tempo dopo alfiere D3. Meglio che cavallo D4, probabilmente cavallo A5, anche se sembra meno appetitosa a vedersi. Però intanto si attacca a questo pedone e quindi ci può essere qualche tipo di controgioco da parte del nero qui. Chiaramente ora il bianco è più difficile che riesca a guadagnare tempi immediati su questo cavallo. Ma torniamo alla variante della trappola. Quindi in questa difesa messicana il bianco, dopo che ha visto spingersi il cavallo in C6, è molto tentato a spingere in D5, sembra veramente la manovra più corretta, perché si guadagna un tempo su questo cavallo. Inoltre il bianco ha questo forte centro che in qualche modo ostacola lo sviluppo del nero. Difatti ora questo cavallo non sa bene dove andare, però la mossa migliore è giocare cavallo E5 qui, attaccando immediatamente questo pedone. Ora qui da parte del bianco ci sono varie risposte che mantengono la partita comunque in parità, tra cui anche non da trascurare E4, pedone che all'apparenza può essere preso, ma non conviene certo al nero, perché dopo questa manovra perde un pezzo. Quindi può trovare altre soluzioni e qui tipicamente il nero deve giocare E6, questa mossa abbastanza caratteristica quando c'è un pedone in D5. In questo modo si va a minacciare la struttura del bianco, che dovrà prendere provvedimento al riguardo.
Ok, qui il bianco può ottenere anche una super espansione dei pedoni con F4, guadagnando un tempo sul cavallo. Qui il bianco prosegue con cavallo C3, rafforzando quindi il centro, questo pedone, soprattutto che è minacciato. E ora la lotta è da parte del nero a riuscire a sviluppare i pezzi, confrontandosi con questo fortissimo centro, oppure anche riuscire a distruggerlo con manovre opportune dei propri pedoni. Comunque andiamo a vedere un altro tipo di risposta, non tanto E4, ma quella che fu giocata da Marshall contro Torre in una partita mentre si stavano trasferendo per il torneo di Baden-Baden. Venne giocata B3, mossa abbastanza logica perché difende il pedone minacciato e libera un certo controgioco da parte dell'alfiere campo oscuro. Si può fiancheggiare o pseudo-fiancheggiare in modo da attaccare questi cavalli mal piazzati del nero. Tuttavia, qui il nero può rispondere con E6. Quindi c'è subito l'idea di far fuori questo fastidioso pedone del bianco, più si libera la via all'alfiere campo oscuro, vedremo quanto è importante. A questo punto probabilmente il bianco conviene di cambiare, però questa è una variante abbastanza poco papabile dal punto di vista strategico, perché sembra che dopo F per E6, ok, nero si apre questa diagonale ma è difesa dal cavallo, la donna non può entrare, è abbastanza solida comunque come posizione il nero, e ora il nero ha una maggioranza di 2 a 1 nei pedoni centrali, quindi in qualche modo ha compensazioni strategiche. Ecco perché magari il bianco può essere portato a completare il proprio piano giocando alfiere B2, come visto in precedente. Si attacca questo cavallo, sembra che nero debba perdere un tempo come minimo per spostarlo oppure eventualmente difenderlo con il pedone, ma in tal caso si rovinerebbe un pochino la struttura pedonale in caso di cattura. Però qui il nero ha subito controgioco perché nonostante ci sia il cavallo minacciato può dare scacco e chiaramente lo scacco è una minaccia più forte. Ok, cosa giocare qui? La situazione non è certo facile. E il bianco potrebbe essere tentato però di giocare cavallo D2 per parare questo scacco. Sembra una mossa abbastanza valida perché mantiene la propria minaccia dell'alfiere sul cavallo nero, che era l'intenzione principe di questa posizione da parte del bianco. Meglio però sarebbe stato frapporre un pezzo in C3. Questo perché, lo vedremo subito, con cavallo D2 si chiude un po' la via al re bianco. Questo cavallo è inchiodato, tra l'altro, quindi non potrà partecipare a futuri attacchi. E ora il nero come prosegue? Cavallo E4. Diciamo che a questo punto la partita è già vinta dal nero, il bianco è già caduto nella trappola e la minaccia è chiara perché qui ora il nero ha due attacchi, il difensore del cavallo meno importante è la donna, per parare il matto il bianco dovrebbe sacrificare la donna se la mossa toccasse al nero a questo punto. E ora quali opzioni ci sono? Perché chiaramente fino a questo punto il bianco può essere abbastanza tranquillo di avere più soluzioni per parare questa minaccia, tra cui la prima che viene in mente è quella che avevamo pensato, cavallo GF3. Il problema però è che questo cavallo viene rimosso immediatamente. Ok? Quindi il re prova a crearsi una via di fuga attraverso questa casa per non essere costretto a sacrificare la donna sullo scacco che sta arrivando, però allo stesso modo segue cavallo C3 scacco, doppio a donna, quindi bianco è costretto a cambiare, e dopo però B per C3 ci si accorge presto che il nero ha un pezzo di vantaggio e guadagna pure un tempo perché sta minacciando la torre. Ok, quindi chiaramente questa difesa con cavallo GF3 non è papabile, però il nero ha a disposizione ancora alfiere C1, che fa la stessa funzione di cavallo F3 senza il problema che questo alfiere di fatti non può essere cambiato in nessun modo. Però che succede? Il nero passa all'attacco. Ora nessun pedone al centro, ma ben quattro pezzi che mirano al re avversario. E ora la minaccia più pressante è chiaramente questo matto. E strano ma vero, il bianco non ha soluzioni papabili per parare questa minaccia. Ad esempio, in caso di cavallo GF3, che forse è quella che può venire in mente subito come soluzione. Il nero continua con il sacrificio di cavallo in F2, questo minaccia la donna e
l'attore contemporaneamente, quindi il bianco è, se non vuole rimanere nettamente svantaggiato di materiale, costretto a prendere con il re, però segue G4, scacco, e ora l'alfiere camposcuro avrà via libera di attacco lungo queste diagonali. Quindi inutile che il re si avventuri allo scoperto, deve rientrare in casa, però ora il problema è che Nero ha a disposizione guadagno di materiale. Uno può catturare la torre con la donna e due può giocare cavallo e tre e la donna bianca è intrappolata. Se viceversa prova a salvare semplicemente la donna spostandola in C2, qui Nero cattura la torre, chiaramente vantaggio di materiale, inoltre ancora l'attacco del Nero è quasi completamente attivo, tra l'altro c'è sempre a disposizione questa cattura con scacco e attacco di scoperta sulla torre, quindi il Nero può ancora giocare alcune cartucce. Ok, quindi cavallo F3 non funziona, proviamo ad esempio cavallo H3 di modo che questo cavallo difenda viceversa la casa F2 direttamente piuttosto che interporsi all'attacco. E qui segue cavallo G4, triplice attacco su questo pedone. Qui non c'è molto da fare a dire il vero. Tra l'altro, la donna sta attaccando anche la torre. Molteplici minacce del nero. Proviamo a giocare F3. Il bianco può cercare di salvarsi in questo modo. No, perché non appena viene spinto in F3. Con un cavallo in E4 il nero può giocare donna H4 scacco. Qui unica frapporre in G3, a cui il nero può tranquillamente seguire con questo sacrificio di cavallo. Chiaramente consapevole del fatto che il cavallo non può essere preso per via del matto che c'è a seguire. Quindi il bianco qui è chiaramente messo malissimo. Tra l'altro ora dovrà subire anche uno scacco di scoperta che permetterà al nero di guadagnare ulteriore materiale. Che altro si può fare? Ad esempio la spinta in F3. Anche qui ci sono soliti problemi, sempre con donna H4. Stavolta c'è sempre la spinta G3, cavallo per G3. Il cavallo al solito non può essere preso per via del matto, tra l'altro lascerebbe anche in teoria impresa la torre. Però il bianco potrebbe giocare donna C2 per lasciare una via di fuga al re, a cui però segue cavallo F5 scacco, con l'idea che dopo la forzata re D1 segua questo matto con cavallo E3. Infine, anche se invece di F3 qui venisse giocata F4, c'è sempre il solito ritornello. Sempre donna H4 scacco, e unica a parare, e si segue più o meno lo stesso gioco di prima. Qui una piccola differenza: il bianco può permettersi di giocare cavallo F3, per esempio. L'idea potrebbe essere quella di contrattaccare la donna, così il nero non può sfruttare appieno lo scacco di scoperta. Però questo cavallo può venire cambiato, e alla fine della fiera c'è tanto questo scacco. Il re è forzato all'unica in E2. Scacco nuovamente e il re qui è forzato al centro e come sappiamo la situazione diventa subito pesante. Questo è un altro scacco d'alfiere, mosse tutte completamente forzate. A questo punto dopo F5 vediamo che il re raggiunge una posizione praticamente ridicola dove può addirittura prendere matto di pedone. Ok, vediamo quindi questa variante trappola del tango. Della difesa tango. Allora, intanto se il bianco qui prova a fare il goloso creandosi questi forti pedoni, però subisce subito un contrattacco a questo pedone che se non viene correttamente difeso, ad esempio ora sì, il bianco ha ottenuto questa catena di pedoni, ma molto debole dal punto di vista dello sviluppo. Il nero può aprire la via al proprio alfiere camposcuro e entrare da scacco, qui costringendo il bianco a coprire perché in C3, perché se lo fa in D2 il re bianco è in una posizione certo non invidiabile e qui le mosse sono molto forzate. Ora qui il nero minaccia di catturare in D2 guadagnando la donna, non c'è molto da fare, l'unica è provare a difendere con l'alfiere, però dopo donna F6 le minacce sono multiple, innanzitutto il matto
Il nero avrà a disposizione anche un eventuale attacco di scoperta sulla torre in A1 e questo cavallo è inchiodato ancora sul re. Quindi abbiamo visto tutti i risvolti tattici possibili di questa posizione e il nero in ogni caso va a perdere abbastanza chiaramente. Ok, quindi grazie per la visione, per ora è tutto, ci vediamo al prossimo video, a presto e ciao ciao!